Con i primi caldi i ricci iniziano a svegliarsi e a volte, come magari sta capitando quest'anno, che inizia a fare caldo ma non ci sono ancora insetti, non c'è ancora roba da mangiare, escono e sono un pochettino rallentati nei movimenti e non riescono a trovare da mangiare. Allora, trovandoli in giro, che magari camminano lentamente, non scappano e soprattutto li si trova in orario non consono alla loro biologia, quindi non all'imbrunire ma magari in pieno pomeriggio. Bisogna anche poter distinguere, cercare di capire se l'animale effettivamente ha bisogno di essere aiutato o semplicemente ha solo bisogno di essere supportato perché riesca ad andare avanti. Quindi se uno se li trova magari nel giardino o nell'orto, prima di decidere di portarli al cancio potrebbe provare a supportarli con dell'alimento. Sono degli insettivori che a volte mangiano anche frutta. La scelta migliore per nutrirli è dar loro un po' di mangiare per cani o gatti, l'umido, oppure delle crocchette sempre per cani o gatti ammollate nell'acqua, quindi rese un po' a poltiglia. Se dopo questa somministrazione l'animale continua a essere torpido oppure palesemente non si nutre di queste cose, si può invece prenderlo e portarlo. Per non far male all'animale e per non farci male per gli aculei, anche in questo caso, come con quasi tutti gli animali, viene utile un asciugamano, uno straccio col quale avvolgere l'intero corpo. Poi senza stringere troppo, perché comunque gli aculei passano anche la stoffa, inserirlo dentro una scatola o dentro un trasportino e quindi portarcelo.